primo speaker. Stavo dicendo che il pomeriggio adesso andiamo più sullo sport business, perché cambio di campo è sia campo che la parte di sostenibilità economica, diciamo così, di gestione delle persone. Perché se il calcio deve essere il fulcro, il calcio deve anche essere abilitato da un concetto di sostenibilità economica. Niente, inizio a presentare il primo speaker. Allora, sinceramente credo che nel raccontarvi chi è Ernesto rischierei di incappare in banalità, perché probabilmente mi dimenticherei qualcosa, però corro il rischio. Ha iniziato a far iniziato la sua formazione, l'esperienza in ambito economico-bancario, e dopo entra prima nel consiglio di amministrazione dell'Inter e subito dopo, dopo aver gestito il settore giovanile, diventa amministratore delegato. Insieme a Platini e Aulas, che vabbè, non sono come dire Marco e Andrea, fonda il Fair Play Finanziario e oggi è il membro del board di B Consulting. Amici miei, è con estremo onore che vi presento Ernesto Paolillo, speaker ambito tutto per il nostro evento Calcio che Impresa. Vai Ernesto. Grazie Marco, troppo gentile. Innanzitutto saluto tutti gli amici che sono in linea. Oggi cominciamo a parlare del calcio come business e quindi del calcio come industria. E ce n'è un gran bisogno, perché non dimentichiamo che è la quarta industria al mondo in termini di PIL generato, ovviamente non soltanto con gli eventi sportivi, ma con tutto l'indotto e quindi con tutto quanto una partita genera direttamente e indirettamente o i club muovono, e però è un contributo al PIL mondiale notevole. Per anni il calcio si è mosso su schemi più o meno identici. Cambiava il gioco, quello sì, cambiavano le tecniche, cambiavano le tattiche, cambiava la ricerca del tipo di atleta, del tipo di calciatore, dal funambolo, dal fantasista, al giocatore veramente atletico e quant'altro. Bene, però cambiava molto poco nello schema di gestire una società di calcio. E siccome i cambiamenti avvengono soltanto attraverso gli shock, il primo grande shock che ha creato un dovuto cambiamento è stato l'introduzione del financial fair play. Perché si è incominciati a essere costretti a guardare il conto economico, a non sperare più di coprire le perdite col presidente mecenate, a non sperare più di poter mandare avanti le società indebitandole sempre più, con debiti che non venivano ripagati o rinviati nel tempo e quant'altro. Le nuove regole del financial fair play hanno avuto questo effetto shock, perché hanno obbligato a ripensare la finanza all'interno del club e del conto economico. Ci si è resi conto dell'esistenza di una voce che era quella dei ricavi, e che i ricavi dovevano permettere, tutti i ricavi, quindi non solo quelli da stadio, dovevano permettere di poter essere competitivi, fare i campionati e quant'altro. Bene, però se pensiamo all'industria, l'industria deve essere complementare, ci sono molti modi di fare business nell'industria. Pensate ad esempio alla costruzione di un impianto sciistico, di una funivia. Bene, c'è l'industria che fa la funivia, c'è l'industria che fa i bulloni di acciaio, c'è quella che fa i cavi e quant'altro. Vuol dire che ognuno ha scelto il proprio modello di business per contestualizzarsi al meglio nell'industria, in quel caso dello sport invernale o delle teleferiche e quant'altro. E questo avviene in ogni settore industriale. Ogni azienda è complementare all'altra. Avete visto adesso per il coronavirus che si è parlato sempre di aprire la filiera. Non bastava soltanto tenere aperta l'agricoltura, dovevano funzionare i trattori e dovevano esserci quelli che facevano i pezzi di ricambio per i trattori e quant'altro. Perché avere soltanto chi andava nei campi non bastava, non serviva, ed è una filiera in tutto. Anche il calcio, il mondo del calcio è una filiera, ed è importante scegliere
il modello di business. Oggi come oggi, tutti nel mondo del calcio sono obbligati a scegliere quale modello di business vogliono perseguire. Prendiamo l'esempio anche la nostra Serie A. Prendete le squadre, tutte, e vedete quanti differenti modelli di business ci sono. Se chi come modello di business, quindi per perseguire un'attività di business che produca un risultato reddituale. Se non altro chiudo il bilancio alla pari, ma comunque non dover continuare a coprire le perdite. Chi sceglie il settore giovanile e si focalizza come attività nel lancio di giovani, se chi, guardate l'esempio dell'Atalanta, sceglie sì il settore giovanile, ma il settore giovanile soltanto come veicolo per finanziare l'attività della prima squadra per essere competitiva. E quindi produce giovani, fa in modo di produrre giovani di talento, quindi che abbiano valore, quindi un prodotto di qualità. Prodotto di qualità lo si vende bene e il risultato di quella vendita permette l'attività competitiva della prima squadra. Se chi sceglie il modello molto più banale di non retrocedere, punto e basta, e allora si cerca di tirare alla bella e meglio la fine del campionato nella zona salvezza, se chi sceglie il modello industriale di voler avere ricavi perché ha una squadra vincente, perché ha un patrimonio di tifosi e perché a quel patrimonio di tifosi può non solo vendere le magliette, ma vendere tutto un indotto attraverso internet, attraverso il web, che tra l'altro è una nuova fonte di ricavo molto importante e in futuro lo sarà, e vedrete se mi sbaglio, molto di più dei diritti televisivi, se usato intelligentemente ed attentamente, anche perché i ricavi di immagine e i ricavi via web possono essere notevoli se ben sfruttati. I diritti televisivi hanno il limite della legge Melandri, si potranno il tempo modificare o non modificare, ma comunque è codificata. Tutto il resto, fin quando non è codificato, va sfruttato al meglio. Se chi ha scoperto l'importanza di questo campo e quindi come modello industriale ha non soltanto far giocare la squadra, ma essere anche proprietaria dei diritti d'immagine dei giocatori. Se chi è proprietario dei diritti d'immagine dei giocatori e non li sfrutta, però non si sa mai, e li tiene lì, se chi invece è proprietario dei diritti d'immagine dei giocatori e sa sfruttarli, sa lanciarli. Ognuno quindi deve scegliersi accuratamente un modello di business. Primo. Secondo, non basta scegliere il modello di business. Il modello di business, una volta scelto, deve essere perseguito. Deve essere perseguito in che modo? Non scegliendo soltanto i migliori giocatori da mandare in campo, ma scegliendo i migliori manager all'interno delle varie attività della società per raggiungere quel modello di business. Vedo ancora troppe squadre nei quali tre o quattro manager fanno tutto. Mancano gli specialisti dei vari settori. Non c'è una diversificazione delle competenze che possono portare ad aree di ricavo importanti. C'è ancora molta genericità, ma non sarà così in futuro, perché non dimentichiamo che il primo shock forte l'abbiamo avuto col financial fair play. Il secondo shock è quello che stiamo vivendo. Ancora oggi le squadre di calcio non sanno se ricominceranno a giocare, non ricominceranno a giocare. Non sanno in che condizioni.
non sanno quali saranno i costi, non sanno quale sarà la fine delle trattative con le società, con le pay TV, non sanno come sfruttare al meglio quella che potrà essere la ripresa, eppure si sa che la ripresa non sarà quella di prima. E quindi, lo sto vedendo, sto seguendo tutte le discussioni che avvengano in Lega, in Federazione, in Lega con Ministero, questo e quant'altro, ma non mi sembra, a meno che qualcuno non stia facendo molto di nascosto, che si stia studiando un modello di business per quello che sarà il calcio nel periodo che andrà dal post-coronavirus a una ripresa di normale, alla normalità. E non sarà il prossimo campionato, senz'altro. Però ci sono delle opportunità, indubbiamente, che questo nuovo modo di fare calcio creerà. E questo è tutto da andare a cogliere, ma devono andare a cogliere anche i giocatori, i professionisti, che devono capire che molta attenzione arriverà su di loro, perché dovranno essere all'apice della fama con gli sportivi, non perché li vedono in campo o non perché li vedono in stadi pieni, ma perché dovranno performare in condizioni totalmente differenti. E questo cosa vuol dire? Che devono scegliersi altri sistemi e altri metodi per sfruttare la propria immagine, che pure è importantissima, eppure ci sarà. Ma questa attenzione non la vedo, non la vedo neanche nei loro procuratori. Quindi c'è da scegliere effettivamente i nuovi modelli di business, e c'è da fare molta attenzione alla ricerca delle opportunità che questo cambiamento indubbiamente ci costringerà a subire. Io sono convinto che il calcio sarà sempre al centro del fascino da parte dei tifosi, da parte dei cittadini. Non a caso i presidenti delle regioni e quant'altro stanno spingendo perché il calcio riprenda, perché il calcio in passato è stato anche molta forma di distrazione, e di distrazione sociale e di allentamento di tensioni sociali. Ma sarà lo stesso lo stadio, non la partita, cioè il calcio come forma di allentamento di tensione sociale, non vissuto allo stadio, vissuto davanti a un televisore. Guardate che cambia assolutamente tutto. E questo cambiamento cambia anche la competitività fra i vari club. Si parla tanto di ripresa del campionato, però ho l'impressione che si tenti di riprendere il campionato per ridurre le perdite. Semplicemente perché, come sempre, si guarda all'oggi e non si guarda al domani. Ma il calcio ha avuto successo perché è sempre stato molto popolare e perché ha sempre attratto in un modo o nell'altro le masse, o allo stadio, o davanti ai televisori, o perché se ne parlava al bar, o perché si leggevano i giornali. Sarà lo stesso il campionato a porte chiuse? Si pensa adesso di ripartire, molto bene, si riparte per non tagliare le perdite e quindi prendersi quegli spiccioli dei contratti televisivi per avere il minor danno possibile nelle trattenute, ma è un prodotto di qualità quello che si va a offrire agli sportivi, o gli si crea uno shock maggiore dando loro uno spettacolo di un campionato che sarà diverso da quello che si è avuto fino al momento dell'interruzione, perché la deconcentrazione dei giocatori, degli allenatori e dei club sarà totale. Ci sarà solo l'attenzione al botteghino, diretto o indiretto, e basta. Ma non ci sarà una competitività identica a quella che c'era. Sarà un finire il campionato giusto per la voglia di finirlo,
ma non c'è l'attenzione che deve esserci in ogni industria al tornare a lavorare per dare un prodotto di qualità. Se riapre un'industria di automobili non è per fare macchine più scadenti perché tanto doveva riaprire, ma per dare lo stesso prodotto di qualità. Idem in qualsiasi altra attività. Se riapre il calcio con queste premesse, non si sa dove si giocherà, come si giocherà, stadi a porte chiuse, sapete bene, e chi ha giocato, Filippo Galli e gli altri colleghi che sono in linea lo possono dire, giocare a porte chiuse è totalmente diverso. Il prodotto che ne verrà fuori sarà un prodotto completamente diverso. Creerà disaffezione, creerà altro tipo di attesa, creerà allontanamento di sponsor, caduta d'immagine dei giocatori, del valore dell'immagine intendo, caduta di attenzione sul mondo industriale del calcio. Io temo fortemente di sì. Con questo non voglio dire che non sia corretta la preoccupazione di alcuni presidenti a voler cercare di perdere il meno possibile. Però molte volte bisogna guardare più al futuro che all'immediato. E il calcio deve pensare al futuro, alla scelta di modelli di business, a perseguirli con i manager corretti e soprattutto a fare prodotto di qualità rispetto ai tempi. Il prodotto di qualità rispetto ai tempi ha portato a cambiare le formule di gioco, la scelta degli atleti. Oggi gli atleti che vediamo in campo hanno caratteristiche atletiche totalmente diverse da quelle di 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Ebbene, ma lo stesso cambiamento ci deve essere nel guidare in una maniera manageriale le squadre di calcio, perché alla fine ciò che manda avanti l'attività è il conto economico, e questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Si può fare calcio in una maniera intelligente ed equilibrata anche nelle altre categorie? Sì, perché la scelta del modello di business ci deve essere nella Lega B, nella Lega Pro, e ci deve essere anche nella Lega Dilettanti. Oggi il calcio non è una catena di trasmissione dalla base della piramide, il dilettantismo, al vertice, ma sono dei mondi completamente staccati. Perfino la Serie A è staccata dalla Serie B, per molti versi, se non per trovare sistemazione ai calciatori. Ma non esiste una trasmissione industriale fra e di modelli di business tra le varie leghe, e questa è una cosa che indubbiamente sarà da ricercare, se no sarà la fine del calcio. Non dimentichiamo che lo shock del Covid porterà alla scomparsa, per impossibilità di andare avanti economicamente, a gestire le squadre di calcio, molto nella Lega Dilettanti, molto nella Lega Pro e via andare. Ebbene, c'è un rimedio a tutto questo: cercare di cambiare il proprio modo di guidare una società e scegliersi un modello di business che anche nella Lega Dilettanti può essere scelto. In molti casi, abbiamo l'attenzione al settore giovanile giusta, corretta, l'Atalanta è un esempio, ma le grandi squadre ce l'hanno, ma non l'abbiamo in tutte le società di Serie A, l'abbiamo poco in Serie B, e molte volte il settore giovanile è qualcosa che viene seguito perché obbligati, perché i regolamenti ti costringono a doverlo seguire. Io mi sono divertito in questo periodo a studiare anche i modelli di business di altre federazioni. Ma ragazzi, guardate la federazione belga. Guardate i bilanci delle società belghe, poi un campionato che di diritti televisivi incassa poco, 80 milioni che si dividono
le società belghe hanno un campionato dove però i giovani emergono, e non emergono soltanto giocatori della squadra che sta vincendo il campionato o quant'altro, ma anche delle squadre che magari sono terzo ultimo, quarto ultimo in classifica, o quest'anno dovranno retrocedere, ma riescono a produrre giovani di talento. Lo stesso avviene in Portogallo. Contribuiranno indubbiamente anche le regole di importazione dei giocatori e quant'altro. Va bene, ma quello fa parte del modello industriale. È chiaro, l'industria italiana produce determinate cose perché quelle sono le materie prime che riesce a importare, quelli altri know-how che ha all'interno e via andare. E lo stesso accade nel calcio. Se non hai la materia prima nella tua nazione, ti vai a creare quel modello di regole che ti permettono di importare materia prima. Ma devi avere giovani allenatori di talento, devi avere preparatori atletici di talento, devi avere tutto un entourage di persone estremamente valide e innovative. Oggi andiamo a vedere le classifiche FIFA e altro, e vediamo che nazioni come il Belgio e il Portogallo sono i vertici. Se poi andiamo a vedere in Champions League, abbiamo una squadretta come il Bruges o il Gant che comunque vanno avanti, o le squadre portoghesi che danno sono ai vertici, perché c'è un ricambio incredibile sotto di giovani che vengono dalla loro serie B, dalle loro squadre minori e quant'altro. E tutto questo è da vedere. Poi è chiaro, cambia anche il modello di business adesso in Belgio e in Olanda, perché il campionato sarà fuso, faranno un campionato unico comune Belgio e Olanda, arricchendo probabilmente i diritti televisivi e creando maggiore competitività. Ma questo non andrà a scapito di quel modello, ma si creano nuovi modelli. Ecco, questo mio ragionamento, poi vedo che il tempo sta scappando e non vorrei sforare, avvisatemi se non tornando troppo in là, ma in sintesi quello che volevo dire. Il calcio è un'industria, il calcio è un'industria importante, e come ogni industria importante, all'interno tutte le aziende che fanno quell'industria devono avere un modello diverso di business complementare all'industria nella quale sono all'interno. E ognuno deve produrre quello che sa produrre. Per produrre quello che sa produrre deve scegliere le persone giuste. Esatto. Ma ecco, ma questa è amen, direi, no? Perché una cosa molto importante che c'è da precisare per Ernesto è che non è che quando parliamo di business model nell'ambito del professionismo dobbiamo iniziare a pensare ai dilettanti, però sono un'altra cosa, perché i soldi e i capitali abilitano solamente delle iniziative diverse, non che sono necessari ed essenziali per far partire nuovi tipi di business model. Perché quello che possiamo pensare tutti è, vabbè, in Serie A hanno i capitali, in Serie B hanno i capitali, e noi ci sentiamo quasi a posto con noi stessi perché diciamo, noi senza di quelli ovvio che facciamo altro. Allora ti chiedo, Ernesto, giusto un'ultima passata, così poi andiamo avanti perché abbiamo quasi finito il tempo, purtroppo. Ti chiedo, se dovessi chiederti una figura, la più importante, che le società dilettantistiche o comunque anche andando avanti più professionistiche dovrebbero scegliere adesso, qual è? Il web manager, quello che sfrutta al meglio tutte le attività che si possono fare attraverso il web e possono portare utili o direttamente alle società o anche agli stessi giocatori con i quali si possono condividere gli utili e i ricavi dei diritti di immagine. Sono d'accordo, ci trovi d'accordo, perché è quello che pensiamo anche di cambio di campo. Grazie per averci dato il benestare allora, Ernesto. Andate avanti così. Ernesto, ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo, e sei stato spettacolare, grazie davvero. Grazie a voi.